Tu vieni dal Camerun, che momento vive il tuo paese in questo momento storico? Non è un momento facile per il mio paese perché c'è una situazione che è difficile da parlare, molto molto difficile, perché sicuramente il mondo intero sta vedendo cosa sta succedendo, perché c'è un problema politica, tipo un po' di cose che le gente si vogliono separare a destra e a sinistra. Stanno morendo tanti, tanti di quelle gente che non si può neanche pensare, perché pensare fa solo male al cuore, pensare fa solo male a gente che mi fa solo piangere. Molti camerunesi arrivano in Italia proprio per sfuggire da questo clima di fame e di miseria del tuo paese. In questo momento in Italia si vive un po' un clima di intolleranza, i porti chiusi, lo straniero sembra non ben accetto. Come la vivi tu questa situazione? Che aria senti, respiri? Non è facile vivere a un tipo di situazione così, perché io dico sì, il nostro paese stava bene, non è che noi potevamo scappare per venire qua per cercare magari qualcosa di buono per la nostra famiglia, perché tutto si fa per la famiglia. Ti è mai capitato di sentirti discriminato per il colore della tua pelle? Si percepite, ma in certe situazioni, ma quello che io, come dico, io faccio finta di niente, faccio la moralista, perché anche se io vedo magari qualcuno che è in difficoltà in quella situazione, cerco magari di venire incontro, di cercare di fargli capire certe situazioni, certi momenti che non si fa, e magari per far vivere ognuno nella sua parte, nella sua maniera, cerco magari di venire incontro, di non creare magari, Di alimentare le sì, di tensioni. alimentare le tensioni, perché lì porta ancora tanti di quelle situazioni che non sono buone. Haas, che è il portiere del Serino, ultimamente è stato protagonista di un brutto episodio, sostiene che l'arbitro gli abbia detto "sporco negro, vai via", poi l'ha espulso. Non so se hai sentito questa storia, se ti aveva colpito. Sì, ho sentito la storia e mi ha colpito sicuramente, ma io dico non per esagerare magari se certe situazioni, perché soprattutto quando noi siamo in campo, come siamo nervosi e tutte queste cose che succedono anche agli arbitri, non è che anche loro stanno correndo con noi lì e magari gli viene il nervosismo, magari dice qualcosa che non è che c'è magari dentro di lui, che magari in quel momento così gli è scappata quella parola.